È finita con uno sprint tutto valdostano, Federico Pellegrino contro François Virenne. Chi ha vinto lo scoprirete più avanti. Intanto noi partiamo dal fondo per raccontarvi quello che è stato un evento straordinario in mezzo ad un paese che ha risposto alla grande alla chiamata degli sci stretti. François. È stata una bella manifestazione, organizzata in modo molto, molto bene. E non è mai facile organizzare questo tipo di gare in mezzo al paese e ce l'avete fatta in modo egregia. Dal Tour de Ski a Cervinia per una gara alla quale tenevi tantissimo, Chicco, un risultato molto interessante per lo sci nordico. Beh sì, dopo il Tour de Ski ho detto no, adesso devo fermarmi dopo le due gare sprint perché devo andare a fare quella di Cervinia, sicuramente sul Cermis sono stati fortunati quest'anno. No, a parte gli scherzi, veramente è stata una bellissima manifestazione, ci siamo divertiti noi, si è divertito il pubblico e come prima edizione veramente veramente positiva. Hai trovato un avversario tosto sulla tua strada questa sera, un ex compagno di allenamenti, compagno di Asiva, insomma al fondo valdostano sugli scudi a Cervinia. Eh sì, guarda, ci speravo che arrivassimo a noi in finale, ma speravo poi di vincere io. Ha vinto lui, come tante volte in passato quando ci allenavamo assieme in Asiva, una volta vince uno, una volta vince l'altro, speriamo l'anno prossimo che vinca io. Ha vinto François Virenne, 2 vittorie a 1. Godetevi le immagini di questa Cervinia Ski Sprint di Niccolò Caneparo. Ce l'ho messa tutta, per una volta l'ho vinta io. Applauso di Cervinia! Bello, veramente un gran spettacolo. Adesso io vado a stare in finale, eh? Nella gara femminile sfida al vertice tra le big di Coppa del Mondo Gaia Buerich e Greta Loranne. È finita con la vittoria secca 2-0 per la Trentina. Gaia, Cervinia ti ha portato bene, un periodo di forma straordinario, hai cominciato bene l'anno? Sì, solitamente io sono abbastanza veloce in queste gare corte, poi sicuramente Greta, anche lei una delle sue qualità è proprio la velocità, infatti arrivavamo sempre lì affiancate. Greta Loranne ci teneva a vincere perché era la pista di casa e come Federico Pellegrino ci ha provato fino alla fine. E invece Greta, ti dovrai vendicare in Coppa del Mondo. Sì, ci ho provato, ma già lo sapevo che Gaia è forte in queste cose. Scia bene e riesce sempre a far andare gli sci, quindi brava Gaia e magari il prossimo anno ci riproverò. Per assegnare il terzo posto invece c'è stato bisogno della manche, della bella, della terza gara tra Francesca Chegnocca Bodin, perché così l'ha soprannominata Christian Zorzi, e Giulia Sturze. Francesca, primo anno da Signores, questa bella kermesse per le vie del paese, un terzo posto per iniziare può andare bene? Sì, può andare bene, poi comunque avendo davanti Greta e Gaia, comunque loro due sono due sprinter pure, so che in queste cose sanno dare davvero il meglio di loro. La prima Cervinia Ski Sprint è stata un successo, l'assessore Massimo Schettren ha detto ci rivediamo l'anno prossimo e noi saremo qui insieme a loro. Dall'inizio di Cervinia Ski Sprint alle ore 13 sino alle 19 con la cerimonia di chiusura sono state più di 3.000 le persone che hanno osservato le gesta dei grandi campioni. Luca Gorré, direttore di gara, una prima edizione che vi ha soddisfatto? Sì, la prima edizione che sicuramente è stata positiva. Sin diciamo dalle categorie, le prime scese in pista, quindi quelle dei ragazzini, fino poi ovviamente alla gara dei professionisti, che quella ha riscosso tutto il successo del pubblico che si meritava, e quindi sicuramente è un'edizione più che positiva. Appuntamento dunque al 2015. Appuntamento quindi al 2015, ovviamente bisognerà vedere un pochettino con l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo quando decidere quale sarà la data migliore, però sicuramente il 2015 Cervinia Ski Sprint vedrà di nuovo la sua seconda edizione e poi speriamo di avere ancora più gente e poi di avere ancora professionisti sempre più forti.